Ciao 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 a tutti. Vi avevo preannunciato in un altro video, quello della mia agenda, che c'è il numero che ha influenzato sempre la mia vita. Se non influenzato, forse la parola sbagliata, è comunque un numero ricorrente spessissime volte nella mia vita. Nel bene e nel male, sia per ricorrenze felici che per ricorrenze un po' più tristi, ed è il numero 8. Allora, iniziamo dai primordi. Sono nata in un paese che non è quello dove ora abito, e la via dove sono nata, perché sono nata in casa come quasi tutti quelli della mia età, era al numero 8. La mia casa era al numero 8. Poi, quando avevo 3 anni, ci siamo trasferiti in un'altra casa. E anche quella in un'altra via, sempre nello stesso paese, e anche quella era il numero 8. E poi, crescendo, quando avevo circa 13 anni, siamo andati ad abitare in un altro paese, in un'altra via, e anche quella era il numero 8. Quando mi sono sposata, avevo poco più di 20 anni, sono venuta a abitare nel paese dove tuttora vivo, e la casa dove abitavo era il numero 7. Al che mi sono detto, ok, e qui si è interrotta la sequenza del numero 8. Non è passato moltissimo tempo, diciamo un anno o due, ed è stata rifatta la toponomastica del paese, sono stati riassegnati i numeri civici e indovinate un po' che numero civico è stato assegnato alla mia casa? Il numero 8. E qui siamo sui numeri civici. Poi, mio papà è morto l'8 di novembre e qui siamo alla ricorrenza infelice. Ma l'8 di novembre è nato anche quello che poi è diventato il marito di mia figlia, mio genero. Poi, io mi sono sposata il 18 di settembre, quindi l'8 anche qui. Mia figlia è nata il 20 di agosto, quindi il numero 8, c'è cioè ancora il 20 dell'8 del 79. I miei gemelli sono nati nel 1984. Lorenzo è nato il giorno 28 di marzo del 2013. Poi cos'altro ancora? Ah, ho conosciuto, cioè no, non ho conosciuto mio marito. Ci siamo messi insieme l'8 di ottobre, quindi l'8 compare 2 volte in questa data. E poi cos'altro ancora? Tante cose mi sfuggono perché sono talmente tante le coincidenze col numero 8. A mia figlia si è sposata l'8 di aprile. Poi che cos'altro ancora? Adesso così su due piedi, no, perché non mi sono preparata niente, sto dicendo le cose man mano mi vengono in mente. Ah, ecco, capita magari che ci sia qualche lotteria così a livello di paese, cose molto semplici. E io, quando riesco a prendere il numero 8, vinco quasi sempre, piccole cose, ma vinco quasi sempre. Non ho mai giocato all'8, però, perché non saprei quale numero abbinare, anche perché non mi interessa molto giocare all'8. Allora, 2 anni fa, con il concorso Esselunga che metteva in palio le automobili Smart 4x4, quelle con quattro portiere, ho vinto la Smart e il numero che è stato estratto conteneva 3 8 consecutivi, per cui anche lì l'8 comunque c'entra sempre. E poi cos'altro ancora? Bah, così su due piedi non mi viene in mente niente, ma comunque appunto il numero 8 è sempre, sempre, sempre presente e ricorrente nella mia vita. Mi piacerebbe sapere se anche voi avete un numero che ricorre spesso nella vostra vita, nel bene e nel male, come succede a me con il numero 8. Grazie per avermi guardato, vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso, al prossimo video. Ciao ciao!